Venerdì scorso ci hanno evocato nella lista Libertà, era ospite il signor Ugo Rossi, ti ricordi benissimo, la questione di un avvocato, candidato anch'esso per la lista Libertà, che ha pronunciato, anzi no, ha scritto una denuncia per eversione, la lista quella di Cateno De Luca. La lista è quella di Cateno De Luca, ha presentato una denuncia per eversione nei confronti di Stati Uniti d'Europa, considerata una lista eversiva. Non fatemi incazzare. Stati Uniti d'Europa, adesso ognuno può pensarla come gli pare. Sì. Ma Stati Uniti d'Europa? Stati Uniti ma ragazzi, ognuno può pensarla come vuole. Sì, sì. Ma fammi dire una cosa abbastanza definitiva. Sì. La lista Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa, c'è un modello, un'idea, l'unica lista, l'una delle uniche liste che parla davvero di modello europeo. Vabbè. L'unica, perché tutti gli altri si occupano. Questa non fare campagna elettorale, dai. No, ma per carità di Dio, dico una lista che candida personalità come l'avvocato Gian Domenico Cagliazza. A proposito di avvocati, l'avvocato Cagliazza, Emma Bonino, ha presentato una denuncia per eversione, si chiama Marco Mori, eccolo qua, signor Mori, buonasera. Il cazzo d'avvocato Mori, come aveva detto quello che hai detto tu, ma chi cazzo è l'avvocato Mori? Io conosco il generale Mori. Non mi conoscete perché non mi invitano mai in televisione. Ma per forza, è evidente. Io invito l'avvocato Cagliazza in televisione. Tu per esempio, tu davvero pensi che la lista Stati Uniti d'Europa sia una lista eversiva? Sul serio? Guarda, veramente? Oggi è il giorno migliore per parlarne. La sovranità sul territorio italiano di chi deve essere? Ma chi è questo qua? No, aspetta, fammi sentire l'articolo 1 della Costituzione cosa dice? Ma dimmi, la sovranità appartiene all'avvocato Mori, è un candidato di Libertà, okay? Ma che vuol dire? Marco Mori. Il popolo italiano deve prendere le decisioni che riguardano il suo territorio. Sì, ok, ho capito. Quindi quando tu dici che a un certo punto la sovranità deve essere ceduta, siamo fuori dal legittimo. Cioè, ma tu perdonami, sono le 19:27. Io conosco l'avvocato Placanica, ad esempio, non è candidato, quindi Cagliazza va bene, candidato, bravissimo, avvocato in Italia, che cazzo vuol dire? Io conosco l'avvocato Placanica. Chi se ne frega, giustamente lui dice di Placanica. Chi se ne frega di Placanica? Placanica che non è Cagliazza, di più. Come chi se ne frega? Ma ti deve querelare, perché Placanica quest'ora sta lavorando. Non telefona la Zanzara, l'avvocato Placanica sta lavorando. Ma magari che mi quereli. Così parliamo in un dibattimento sul fatto se la cessione di sovranità è legittima oppure no. Cioè, tu stai dicendo che chiunque dica... Ma non frega nulla di questo all'avvocato! Scusami, Mori, tu stai dicendo che la lista di Stati Uniti d'Europa che si candida al Parlamento Europeo è eversiva, cioè contro lo Stato. Assolutamente sì! Perché se tu dici che in Italia a un certo punto non deve più comandare il popolo italiano, di fare un delirio, ma devi dare il potere a un'autorità esterna, stai violando pacificamente l'articolo 1 della Costituzione. Poi, caro Parenzo, ti sta con codice penale. Stiamo parlando con uno, aspetta, Mori, stiamo parlando con un principe del foro che sostiene che l'Unione Europea è un'organizzazione criminale. Questo ha detto, fermi tutti, perché ovviamente ha strappato sovranità per darlo a chi? Per darlo ai grandi gruppi internazionali, sovranazionali, multinazionali e tutto il resto. Allora, caro David, ultimi fuochi d'artificio con un avvocato, l'avvocato Marco Mori, il quale sostiene, e la domanda è molto pertinente, che l'Unione... L'avvocato Marco Mori ha semplice, che adesso conosceranno tutti, ha soltanto voglia di farsi pubblicità. Quindi denuncia la lista Stati Uniti d'Europa, che no, per eversione, una lista ammessa non solo a correre, è ovvio, no? Cioè, se ci fosse un tema di... Cioè, ma non dovremmo neanche star qua a discutere di questa strozzata. La lista non è stata ammessa, ma tu dovresti dirglielo tu. Dici, scusami, caro avvocato. Tu dovresti dire scusa, caro avvocato, per non far incazzare il collega David Parenti. Tu dovresti dire scusa, avvocato, per non far incazzare. Ti faccio presente che questa lista non solo è stata ammessa alla corsa, viene invitati tutti i loro show, e questo non vorrebbe dire nulla. Se fosse eversiva, gli sarebbe stato impedito di presentare
Biden, invece tu stai zitto, lo tratti come una persona normale, ma non è una persona normale. Cioè adesso io posso scherzare, aspetta. Il grandissimo avvocato, io vorrei che rispondesse a questo qua il grande avvocato Cagliazza, che ha lavorato di tortora dagli altri. Allora Mori, lui chi ha difeso? Ma lui chi ha difeso lui? Ma chi ha difeso questo qua? Aspetta, fermi, questo qui, giù questo attimo, qui si giura. Assume la difesa di qualcuno, becca l'ergastolo. Fermi giù un attimo. Allora, sì, infatti muoio di fame. L'avvocato Mori sostiene che l'Unione Europea va distrutta. Muori di fama, di fama, sì. Sei un morto di fama, sei. E sei anche una fava, caro avvocato. Allora, come aspetta, dicono in Toscana. Ma te lo dico con rispetto. L'articolo 1 della Costituzione che attribuisce la sovranità sul territorio italiano. Ma al popolo, questo, ragazzi, al popolo italiano. Secondo te perché nessuno ha sollevato questo problema? Fermi un attimo. Marco Mori mi dice, perdoni, glielo allora, puoi chiedere stai tu. Stai zitto un attimo, l'avvocato Marco Mori sostiene che l'Unione Europea va distrutta. Mi manda i matti, che chi invoca cessioni di sovranità deve andare in galera. Deve andare in galera. Contro la personalità giuridica dello Stato, 241 e 243 del codice penale. Ma ragazzi, ma c'è da aver paura a farsi difendere da questo. Ma io chiederei la pena di morte, perché rischio che prima mi torturino e poi mi mettano a morte con questo. Per le cessioni di sovranità, la pena di morte era prevista. Allora, fermi tutti. Posso dire, guarda, ti giù. Allora, sostiene anche che la sovranità europea è uguale a eversione, e dunque che Stati Uniti d'Europa è eversione, e dice anche che abbiamo già detto che l'Unione Europea è un'organizzazione criminale. Però la domanda è molto semplice, Mori, lei che vi presentate a fare se pensate che quelli sono dei criminali? Perché vi presentate al Parlamento Europeo se pensate che è un'organizzazione criminale? Questo glielo devo dire, però lei è libero di dire quello. Perché, come ha detto Parenzo, mi vedete in televisione, mi vedete avere spazi per diffondere a livello tecnico questi contenuti. No, serve una vetrina, no, per forza, perché siete dei venduti, perché tu vai a far propaganda sempre sugli altri, vai a spingere sempre in favore del vario potere economico. Chi è che paga chi le televisioni? Chi è che comanda? Le televisioni sono gli imprenditori, scusa, Berlusconi, l'altro è Cairo. L'altro... Va bene, è chiaro, e quindi spingerà la proposta politica propria o quella di qualcun altro. Ma questo è il problema della democrazia. Tu stai dicendo che Parenzo... Ma questa è la radio di Confindustria dei padroni, non, io non spingo per un cazzo di nessuno, Mori, questa è una radio, un programma libero. No, ma ce l'ho con il disturbatore, tu mi stai anche simpatico. Cioè, perché comunque, scusa, posso, avvocato, scusami. Nella capita la cosa. Calmiamoci, scusami, calmiamoci un attimo. Io credo questo. Se mai mi dovesse capitare di avere qualche problema, tu saresti l'ultima persona che chiamerei sulla faccia della terra. Però non vai mai sul merito. Devi offendere, attaccare su questioni rilevanti, perché, e ti garantisco che non delirio, muoio di fame, avvocato, campo benissimo, ma avvocato, non entri sul merito. Siamo al delirio. Perché va bene, avvocato, sovranità? Il rischio è che una persona innocente, una persona innocente con lei becca la pena di morte, anche se in Italia non c'è la pena di morte. È delirio sostenere che il popolo italiano non deve decidere a casa sua. Avvocato, questo non è sbagliato. Questo non è sbagliato. Questo non è sbagliato. Ecco l'altro che gli va dietro. E l'altro che gli va dietro. I gruppi internazionali che ci ricattano attraverso il controllo delle banche centrali. Non lei possiamo più neanche mettere anche moneta. Lei era anche contro il vaccino, giusto? Questo per forza, ma c'è un motivo per cui non mi fidavo ab origine, perché anche lì il conflitto di interesse tra profitto e salute, ci rendiamo conto? Se la ricerca fosse pubblica uno si fida, se la ricerca è privata forse il profitto viene prima della salute. Dunque tu non per ti sei vaccinato, giusto? No, da Pfizer, no, non mi sono vaccinato. Ottimo. Per questo quando arriva qualcosa da Pfizer hai ti dei viene dubbi, il dubbio, hai dei magari dubbi, non mi fido. Hai dei dubbi. Poi non solo. Ovviamente, lo dico chiaro, chi ragiona in senso critico su un tema di solito lo fa su tutti i temi. E quindi non è allineato. Dunque Parenzo è allineato. Stai dicendo che è allineato, Parenzo. Signor Parenzo è allineato. Alla faccia, è il record mondiale di allineamento. Molto bene. Parenzo, eppure Parenzo, favorevole al genocidio in Palestina. Sì, sì, no, nessun genocidio. L'attacco di Israele a Gaza, che è qualcosa di allucinante. Posso dirti una cosa, scusami? Posso dirti una cosa? 50.000 civili ammazzati. Adesso su questo, però, posso io con meno l'attacco. Adesso questo, non, ti addentrare, sì. non ti addentrare su quello che accade in Medio Oriente. Rimaniamo su quello che accade qua. E abbiamo un avvocato che Cruciani porta ospite nell'ora di massimo ascolto di che questa dice radio. Che la sovranità sul che territorio italiano deve appartenere al popolo italiano. Aspetta. Abbiamo un avvocato. Abbiamo un avvocato che io penso sia un principe
del Foro. Ma adesso diremo qualcosa in più sul principe del Foro, diremo qualche cosa in più sul Foro e sul principe. Comunque è un principe del Foro, è un grande avvocato italiano. Le necessità di sovranità vanno molto verso il Foro, perché appunto ci stanno facendo un grande avvocato italiano, il quale avvocato italiano ha trovato questo aggancio giuridico che aveva studiato, ha elaborato. No, guarda, è piuttosto che facile, l'articolo 1 della Costituzione, fatto, lo sa anche il primo avvocato, che affronta l'esame di diritto avvocato, costituzionale. Avvocato, mi perdoni, se nessuno prende sul serio questa sua stronzata, un motivo ci sarà. Io mi farei una domanda: come mai la lista è stata ammessa? Io mi chiederei anche solo questo. Non dopodiché c'è io dico, controllo sul programma di non c'è nessun controllo, non c'è nessun controllo sulle sue sinapsi. Come lo definisci l'avvocato del Foro? Come lo definisci? Non ho capito bene questa metafora che hai fatto. Non ho capito. Guarda, no, non c'è nessuna metafora. Non c'è nessuna metafora. Ho detto che è il principe del Foro. Grazie, arrivederci. Grazie a voi.